Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio di Simmizzando. Allora, ragazzi, siamo a Windenburg e avrete riconosciuto il posto, non siamo soli. Tata. Ebbene sì ragazzi, siamo con la nostra OP. Eh, la nostra OP eh, è alla ricerca del caro Sergio. Perché sì, se ben ricordate, mh, eccola qua, bella come il sole ragazzi, nello scorso episodio ehm, avevo diciamo proposto questa cosa. Perché non mandare hop a conoscere il caro Sergio? E vedere un po', ragazzi, come uh, se la cavano, perché sì, lei ha avuto uh, un incontro no, d'amore con uh, Drago Anonimo Invisibile. Però, ragazzi, chi può dirlo, giusto? Quindi mettiamoci alla prova in questo modo: Oh, cara, hai preparato qualcosa da mangiare? Sono le 4 del mattino. E questo direi, ma chi è a quest'ora che viene, <coughs> che bussa alla mia porta? Fai una presentazione incantevole, tesoro. Perché il caro Sergio. È un po' marpione, ragazzi. Lo è come secondo me. Quindi vieni qua. Guardate lei con che. Movenze sexy. Allora, non puoi. Neanche sapere la fortuna che ti è capitata. E lui, sono fortunato? Ma certo, perché hai conosciuto me. Wow, tu sì che sei una ragazza, come dire, decisa. Beh, caro, non perdo certo il mio tempo a leggere libri sull'argomento. Io so come si corteggia un uomo e come farlo impazzire. Vabbè, lasciamo stare. Ehm, piuttosto, parlami di te. Sei single, caro? Sergio, sto vedendo qualcuno, ma come ti azzardi, oh? Chi, chi, chi stai vedendo te, oh? Bello mio, ma, ma quando mai tu stai vedendo qualcuno? A me ma chi se ne frega, eh, uh, scusami, non, non esiste, no, 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 no Allora, dunque, ragazzi, sono sconvolta, non mi è mai capitato prima Allora, dunque... Lei ovviamente dirà, beh sai sono un bel tipo, beh in effetti un figaccione come te non può certo essere single, ma vedi io non ho tempo da perdere, quindi che ne dici se un giorno di questi andiamo a mangiare qualcosa tipo, prometti di dedicare una canzone, tipo un tramezzino al formaggio grigliato, come la vedi? Eh, bello mio, non, non ti azzardare proprio, perché noi qua insomma dobbiamo... Eh, darci da fare, azioni, forma un gruppo con il caro Sergio. Eh, Sergio mio. Vediamo questo flirt. Vai. Vedi? Io sono come una rosa profumatissima. Ora non so. Eh, guardate lui, ragazzi, accetta il flirt. Eh, beh, hai delle labbra bellissime, in effetti. Ecco, venite qui, per favore. Vai qui insieme, almeno posso controllarvi. Perché non avevo dubbi, ragazzi, che il caro Sergio accettasse il flirt. Voglio dire, sappiamo com'è fatto. Quindi vieni qui. Io, ma chi c'è Stai frequentando tu ora, a parte gli scherzi? Vabbè. E lei farà una battuta di abbordaggio, del tipo. Vedi, con me puoi fare follie, caro. Eh, sono una garanzia, in una vita passata ero una motociclista, e lui, ma davvero? Eh? Allora, insomma, in te c'è una donna dolce quanto spericolata, e lei, beh, certo, sono una donna, vai così, che ama l'arte, beh, no, guarda, l'arte proprio non la reggo, ma perché, caro, scusami, perché ti ha sussurrato parole dolci? Fagli una cosa sexy allora, tesoro. Wow. Vedi mia dolce rosa. Beh no, bello, se non ti piace l'arte, partiamo già col piede sbagliato. Però come fai a farti sfuggire un bocconcino come me? Ma io non capisco. Cioè, e io devo essere un, un ragazzo. Sono un ragazzo impegnato. Ma da quando tu sei un ragazzo impegnato, caro? Scusami tanto. Perché devo capire? Fermi tutti, ragazzi, sono sconvolta. Ma dov'è? Dov'è, dov'è, dov'è? Ma lui dove cappero sta ragazzi? Non lo vedo uh, Sei un ragazzo impegnato davvero Sergio uh, Interesse romantico mm, Non sappiamo niente di te effettivamente mio caro Quindi magari cerchiamo di stringere un po' più amicizia ragazzi Vediamo un po' Lei richiederà della carriera Beh, siamo partiti col piede sbagliato. Forse dimmi un bel, bel fustacchione come te. Che lavoro fa? E ci stai a provare, caro? No, guarda, non è il momento. Dobbiamo approfondire la nostra amicizia. Ma io veramente non, non so cosa sta accadendo. Voglio provarci, ma non provarci al tempo stesso. Caro, stai fuso. Ecco cosa sta accadendo. Uh, vado in bagno a schiarirmi le idee. Vabbè. Uh, ragazzi, non sembra essere partito nel migliore dei modi questo appuntamento. Vi dico, cioè, appuntamento, questo incontro più che altro. Però chi lo sa, ragazzi. Chi lo sa come potrà andare a finire. Sergio, carissimo, puoi andare qui insieme e darti una mossa? Ecco Joaquin che mi entra in pista, ragazzi. Ah, questa casa è un porcino! Eh, lo so, caro, che devi fare. Um, oh, lavati le mani, bravo. Dopodiché, per favore, raggiungici qua. Perché dobbiamo un attimino. Ecco, chiedergli della giornata. Lui è flirtante ragazze. Eh? Allora parliamo un po', cerchiamo di conoscerci meglio. Cosa ti piace? Ma guardiamo leggere libri a dire il vero. E viaggiare ovviamente. Vabbè certo, mi sembra giusto. Um, te invece cosa mi racconti? Ma sai sono una ragazza semplice e anche impegnata eh. Vedi, io due bambini, <ride> sappelo. Neanche se mi impedirai mi un domani, qualora decidessimo di stare insieme, di trasferirmi a casa tua e mettere i miei vestiti in un cassettone. Cederei a al ricatto di avere figli. Capisci piuttosto? Scapperei via con un'auto. lei, <ride> Divertente, no? Tesoro, non è vero, non lo è. Racconta una storia coinvolgente. Chi se ne frega se sei stanco? Anzi, facciamo così. Immagine pubblica, no ragazzi, questo non lo sapevo. Uh, m -m 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 -m. Altre scelte, trucco a un bisogno, rendi felice, almeno non rompe le pere. Eh? E direi che dall'aspetto sembri un po' un orso, mio caro. E poi, insomma, mi hai proposto, cioè, ti ho proposto di andare a mangiare del cibo spazzatura, insomma. Del resto, con una bella faiga come me... Dovresti essere felice, no? La tua immagine ne non ne risentirà Chissà invece con quella cozza con cui esci Ebbene, effetti, chi lo sa chi è e Lui, beh, um, il cibo spazzatura, sai, devo tenermi in forma Meglio un cappuccino, va bene anche un cappuccino per me Quindi butta un flirt qui e lì, ragazzi, ogni tanto Sai, io sono figa come un mazzo di rose appena colto. E lui, beh, effettivamente potrei dedicarti una poesia anche nei giorni di pioggia. Eh, assicurati il voto, anche nei giorni di pioggia sapresti ridarmi serenità. E lei, beh, certo, caro. A differenza del, um, di quella con cui sei, che magari devi guardarlo con gli occhiali da sole, per quanto è brutta. Mamma mia, tesoro, Sei veramente um, dolcissima. Allora, forza. Vediamo se riusciamo ad assicurarci il voto di Sergio. Vedi, io ho un sorriso fantastico, sincero, onesto. Non puoi non votare per me. Eh, certo, si è assicurato il voto di Sergio, mi sembra giusto. Vedi, la vita non è un videogioco. Inoltre, sono una campionessa di Carrie e lui. Beh, io sono un tipo molto pulito, si vede, sì. Se non ci fosse Joaquin qua, penso che la casa crollerebbe a pezzi. Vediamo un po'. Ehm... Um... Prometti di dedicare una canzone, perché no ragazzi? Inoltre, se scegliessi me, ti dedicherei anche una canzone d'amore. Non è poco, non credi? Racconta una barzelletta e lui, beh, sai, io amo molto l'attività fisica. Beh, non ci vuole una scienza per capirlo, del resto si vedi che hai un fisichetto proprio allenato, insomma, al punto giusto. Già, e non posso certo rovinarmelo con i tramezzini al formaggio grigliato che mi hai proposto prima, quindi eh, ti converrà a fare una ricerca con il tuo smartphone e trovare un posto, mh, insomma, adatto a uno come me. Beh, intanto scambiamoci i numeri di telefono, così poi potrò mandarti un messaggino per farti sapere quale posto... Avrà scelto, eh, chiamiamola fessa ragazzi. Certo che è fiduciosa, è eh, come minimo. Siedi di caro che eh, non lo so, stai facendo venire l'orticaria. Del resto, un bel ragazzo come te, siete diventati buoni amici. Bene, immagino non avrà problemi a condividere il letto con una come me. Eh Sei un angioletto, in effetti, sì, tesoro. E lui, beh, effettivamente non sono uno che si fa scrupoli. Ma va! Non l'avremmo mai detto, mio caro! Mai! Guarda, meno male che ce l'hai detto tu perché altrimenti non ci saremmo mai arrivati. Lei proverà a tenere la mano, vedi? Ho un posto adatto a noi due anche per fare tesoro. Vabbè, abbiamo capito. E lui, beh, ma no, ci si può andare in un giorno di pioggia? Perché sai, qua piove spesso e lei, oh, figurati! E sai, io poi sono un tipo difficile in quanto a gusti, ho bisogno di rilassarmi E lei, ma certo, rosa mia, ho proprio il posto adatto Quindi fai una conversazione profonda, lui Basta che non mi porti a mangiare cibo spazzatura, lo sai E lei, ma figurati No, perché prendo l'auto e scappo all'istante, eh, in quel caso E lei, ma guarda che sono una tipa di mondo Ho capito perfettamente che, insomma, non vuoi ingerire troppe calorie, caro Uh, mamma mia, come siamo acidi, ma su Rosa mia, non fare il difficile. Beh, devo pensarci un momento, capisci? Ecco, eh, sì. Lasciate la poesia d'amore, vediamo un po' come va, ragazzi. Perché è un po' difficile, Sergio, oggi, eh. Guardate, non sembra molto, come dire, eh, sembrava... Abbioccato, ragazzi, vabbè. Eh, eh, ma perché lui recupera in extremis, tesoro, dai, prova. Sergio hai rotto il pero, te l'hanno mai detto che hai rotto il pero? Recupera in extremis, su Apprezzo il fatto che non sei uno che mostra i boxer tanto facilmente, sì certo come no Che ti piace la lettura, insomma, sei un ragazzo sensibile, proprio come me E Lui beh sai, ti conosco troppo poco per dire se mi piace o meno Non voglio cadere in situazioni imbarazzanti, capisci? Oh, ma certo che no! Mica chiameranno la polizia, figurati! Io sono una che ci tiene all'immagine, mica vivo nella casa delle bambole, capito, caro? E inoltre non sono nemmeno un dinosauro, so perfettamente che l'immagine è tutto. O comunque è molto importante, quindi è inutile che raccontiamo buffe storie e burle, <ride> capisci, vero? Eh, dove voglio arrivare? Lui no, secondo me non ha capito, tesoro. Possiamo tenerci per mano e cercare di, come dire, venirci incontro su non essere così orso? Non sembra, ragazzi, ben predisposto nei confronti di OP. Sì, è un dinosauro, ha ragione lei. Non scoppierà certo una bomba se usciamo insieme una volta sola, non credi? Lui, mh, beh, in effetti. Inoltre hai un bellissimo sorriso, ne vale proprio la pena secondo me, adula un po' ragazzi perché secondo me vuole essere un po' tipo stile prima donna il caro Sergio ragazzi Eh sì, abbiamo capito il soggetto, te l'ho già detto che hai un sorriso splendido, ecco chiedili poi della giornata, senti Sergio hai rotto il pero Ora tu non mi stai particolarmente simpatico, parti da questo presupposto proprio. Quindi se poi continui a far così ancora peggio, quindi chiedili della sua giornata. Sei molto energico, ci fa tanto piacere, forza, su. Hai visto che bella giornata di sole, eh? E lui Bessi, sì, devo dire che c'è. Che è una bella giornata, almeno qui. Stranamente, non dovremmo restare chiusi in casa a giocare con i videogiochi. Beh, fa freschino, ma perché vi parlate così, ragazzi? Io non ho, cioè, veramente, ragazzi, non ho parole. Aridai, è questo tavolo? Magari potremmo prendere un bel caffè. Oh, guarda, certo, non sarebbe la morte di nessuno, però preferisco evitare la caffeina. Vedi, sono molto energica di mio. No, tu sei fiduciosa, tesoro, ma sono dettagli. Del resto, una ragazza come me non ha certo bisogno del caffè. Ma che discorsi da sono, il caffè è sempre un'ottima cosa, ma eh, dipende eh, Inoltre, come dire, mi ha sempre tenuto in forma durante, sveglio, scusa, durante i miei allenamenti di baseball E lei, beh, io sarei venuta a vederli, sai, bisogna tenere per mano una persona, la persona che ci piace, incoraggiarla, capisci? Eh? Ma certo non ti avrei mica puntato una pistola alla tempia per, convincermi, per obbligarti no? a venire con te insomma Ma ti avrei come dire detto proprio in parole povere seguito e perseguitato come uno spettro Beh ragazzi lei ne, ne sa qualcosa eh Ne sa qualcosa la ragazza è tosta Io devo dire che mi piace Vedi la vita non è da casa delle bambole, caro Sergio, quindi spettegola un pochino perché secondo me Sergio è un po' pettegolo, ragazzi, io non lo so perché, ma lo immagino così. Vediamo un po'. Ma che se l'interesse di cucina, sa che gliene frega questo qua e spina ammirazione prima. Dopodiché io vorrei farvi spettegolare un pochino, perché non lo so, ripeto, lo vedo pettegolo. Non lo vedete pettegolo voi, ragazzi, io lo vedo pettegolo. Ehm spettegola. Del resto, dai, questo tavolino veramente avete rotto. Eh, del resto, insomma, sono la ragazza più brava nel fichi fichi, te l'hanno mai detto e lui. Ma davvero? Eh? Quello è un titolo che aspetta a me. Beh, allora dovremmo provare questa accoppiata vincente. beh, certo, mi sembra giusto, no? Facciamo questi esperimenti così. Eh, prova a flirtare. Ora forse potrebbe essere. Ma dove vuoi portarmi? Ci sono dei bagni puliti perché io ci tengo all'igiene, capisci? Eh? Non si scherza su queste cose, l'igiene è importante, fai una battuta di abordaggio audace. Posso gridarlo a gran voce, capisci? Di sicuro non mi sposerei mai con una persona che ha il bagno sporco. E lei, ma certo. Cuore mio, io e te siamo come due cuori, proprio battiamo all'unisono. Eh? Ci comprendiamo, lui beh, in effetti eh, fa tanto un po' caldo qui. Tu sei un ragazzo a posto, io sono una ragazza a posto, quindi... Ti piace la pittura per caso? Ma che c'entra? Vabbè, manda un bacio. Beh, a quanto ho capito non mi porteresti mai a mangiare del cibo spazzatura, quindi sì, potresti anche andare bene, eh, meno male, voglio dire. Oh, prova a tenergli la mano adesso a questo Sergio, per non dire altro Sergio. Sergio, ti prego, Sergio, hai rotto il pelo, Sergio. Sergio, hai stufato. Allora, fermi tutti, ragazzi. Ma dove cappero state andando? Che cosa fate? Oh, mm, quanto sei difficile, Sergio mio. Sei veramente un tormento, però. È la prima volta, ragazzi, che Sergio fa tanto il difficile, vi dico la verità. Guardatelo, guardatelo. Vabbè, allora, proviamo a fare una cosa. Vedi, anche in una giornata di sole, no? Non potrebbe splendere sole nella mia vita Perché io sono impegnato, quindi non posso fare questa cosa Ragazzi, non sembra proprio esserci feeling più di tanto Cioè, vedete, Sergio apparentemente si gioca con lei, la stuzzica un pochino così Però poi, stiamo sempre fermi lì Quindi a questo punto, io proporrei di fare una cosa Facciamo uh, un complimentati per l'aspetto Vediamo un secondo, ragazzi No, vedete, è proprio... Un rompipere, il caro Sergio Quindi a questo punto facciamo così Creiamo un club Nel quale inseriamo proprio il caro, caro, voglio dire Da prenderlo a calci, vabbè eh, Sergio, ragazzi, ovviamente è solo su invito E lo chiamiamo uscita con Sergio Ok eh, Magari così, ragazzi Senza alcuna... Attività del club perché la nostra ha deciso di passare all'azione, va bene? Ok, ora come dire devo darmi da fare, quindi ha deciso ragazzi di portare Sergio in un bel posticino dove andiamo a scoprirlo. Allora, ragazzi, siamo arrivati a New Crest in questa spa carinissima che ho scaricato dalla galleria. Ora purtroppo ho visto, ma non me la ritrovo più, ragazzi, perché evidentemente l'ho scaricata senza salvarla, sono sempre un genio. E, però ricordo il nick della creatrice: era Deborah Debbie, perché, ragazzi, era abbastanza semplice. E la trovo molto molto carina. Cioè, apparentemente quando l'ho scaricata, mi sembrava molto carina. Guardate, se non è un amore cioè è, è veramente adorabile ragazzi vediamo un po com'è l'interno guardate cioè è, per me è stupenda questa spa ragazzi veramente fatta bene perché sì la nostra ha deciso no um, di portare il caro sergio alla spa eh già cioè, questo la tratta male, la rifiuta e lei lo porta alla spa, ragazzi. Vabbè. Ehm. Cioè, nel senso. Uh, capitasse a tutti. E quindi sì. La nostra, come dire, non Vuole cercare, secondo me, di. Mh, avete capito, no? Lavorarselo un pochino, fondamentalmente. Cioè, guarda che bel posto. In, magari ora glielo dice subito. No? Fa. Eh. Lo adula, guarda in che posto meraviglioso ti ha portato, del resto un fantastico ragazzo come te merita i posti migliori, non credi? Beh, dici, eh, pensavo mi considerassi un lama visto... Come ti ho trattata, ma, ma no Non sono una persona, come dire Dal cuore gelido eh, Meno male ehm, Quindi, falli un complimento per l'abito Anche se non so che cappero vuoi complimentarti Qua guarda un po' eh, come è conciato No, complimenti Questo accostamento, eh Chissà quanto hai pagato questo outfit Ma secondo me tesoro l'ha riciclato da qualche parte Perché è veramente orribile Comunque, vabbè um, Abbraccialo, prova Allora eh? Hai visto che bel posto? Beh, pensi che ci sia anche mh, la possibilità di prendere un, un caffè qui? Sai, sono stanco, magari di posarmi anche in un letto? Sì, certo, che ne so, qualcos'altro Eh, beh, non lo so Ma guarda, qui sicuramente ti rilasserai È una spa nuovissima, aperto da poco Vabbè, insomma, quello che vi pare Quindi, direi che i nostri potrebbero rilassarsi qua Ragazzi, obiettivamente, quando inizierà la lezioncina perché no? O anche con un bel massaggino. Richiedi un massaggio ai piedi? Mm. Ricevi un massaggio? No. Io volevo fare un'attività insieme, quindi mm, potremmo tipo... Mm. No! ragazzi, entra insieme qui, ma signora, scusi, si deve denudare proprio qua, eh, forza, entrate insieme, Eh beh, fa frio qui, eh, però, su, l'acqua sarà calda, allora che dici, vogliamo entrare un po' qui e rilassarci? e lui, beh, <ride> come rifiutare, sai, sono un tipo molto stressato, immaginiamo, certo, impara a conoscerlo, allora, beh, raccontami, come mai sei così stressato, immaginiamo stia dicendo lei? È perché, insomma, sei un musicista, ascolti molta musica, eh? Sei con il sole che con la pioggia, lui, beh, no, il musicista è il mio coinquilino. Io sono, sai, un modello. Sì, ma non affogarti. Ah, quindi non suoni anche tu? Pensavo avessi anche tu le note musicali nel sangue. Dunque, non è un posto fantastico? Dimmi, guardateli, ragazzi. Son carini insieme, poi. Non capisco perché lui faccia tanto il difficile. Ah, che cacchio. Non fare il difficile, è bello mio, perché... Io cioè, non so con chi tu stai uscendo, ma l'hai vista questa bella ragazzuola? Ma come scaccia dalla vasca del massaggio? No, ragazzi, cerchiamo di, come dire, no? Eh... Dai regalo romantico, diario privato. Una trota, gli vuoi regalare tesoro? No, direi che non è il caso di regalargli una trota. Eh, no, direi proprio di no. Eh, vediamo un po' ragazzi, cosa possiamo fare. Mm, 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 mm. No, vediamo un po' come reagisce lui un po' ragazzi. Magari... Siediti, eh. Va bene, guardate come la guarda. Eh, la guardi così però poi fai il difficile direi che non è proprio carino, sussurra smancerie, prova tesoro, solletica senza pietà poi, racconta una storia coinvolgente perché è ovvio, guardate lei come se lo guarda, e poi prova a flirtare con lui, vieni qua, devo raccontarti una cosa, insomma in questa vasca di massaggio sai io e te potremmo, vabbè abbiamo capito, <ride> oh ma dai non fare così, <ride> a posto le manine, a posto le manine, madonna mia, caro, non farmi difficile, te l'ho detto, dai, sciogliti un po', sembri un robottino, guarda, io capisco che sei teso, ma chiameranno la polizia per quanto sei rigido, eh? Perciò rilassati, va bene? Questo è un posto fantastico, no? E tu sei bello e fresco come una rosa, vai, provoca in modo flirtante, vediamo ragazzi se quantomeno, eh? Fai una battaglia di bordaggio audace, eh caro, stai cedendo! Poi prometti di dedicare una canzone, perché prima non so se insomma, ha sentito la promessa che hai fatto. Dopodiché accoccolati. Guardate come la guarda, questo sguardo da triglia innamorata. Eh, facevi il difficile, eh? io non so con chi ti stai frequentando, ma praticamente è già andata qua. Vedi, sono una persona molto pratica. Sì, ammazza che reazione, sei contento che è una persona molto pratica, mi fa piacere Ora, visto che sei tanto rilassato, vieni qui Lo vuoi un massaggino per distendere i muscoli? Beh, sei veramente brava a fare massaggi Beh, sai, davanti a un fustacchione come te Eh? Ovvio che do il meglio di me, eh, certo Ora chiediglielo tu un massaggio, perché voglio dire... Sai, non sono molto pratico. Non ho letto molti libri <ride> su come si fanno i massaggi. Quindi non so se è il caso, però. O se la mia su, buttati prova. Eh? Delicatezza, ma decisioni nel tatto e nel tocco. Vai. Eccola lì. No, si vede che non è pratico. Lascia stare, lascia stare. Uh... Provo a flirtare di nuovo con lui, ragazzi. Che questo. Mh... Peggio de, um, di un. Cioè, è borderline, ragazzi. Diciamocelo. Sussurra smancerie. Passa da, una, da uno stato all'altro. Prima accetta il flirt, poi non lo accetta più. Vedi io. Come dire. Frequento una pittrice, ma non deve necessariamente saperlo, giusto? Tesoro, ma cosa dici pure tu? Ti prego, eh, lui già è ben disposto a. Insomma, no? Questi comportamenti. I nostri ragazzi hanno deciso di uscire dalla vasca ed è a questo punto che lei andrà di complimento sincero, perché sì, assolutamente. E basta, mamma mia, date una calmata. E poi a questo punto ragazzi ci si butta, perché uh, vedete, cioè con lui si torna sempre solo indietro fondamentalmente, quindi prova a flirtare un po'. Ora va, o la spacca sto giro, eh, anche perché la barra non è più così bassa, ragazzi, quindi Sai, hai delle bellissime labbra E lui, beh Sai, sono un tipo che si allena molto Ma che c'entra? Vabbè, ragazzi, non lasciamo stare eh, Non me le sono mica rifatte No, no, non sono partito per un viaggio Per ricorrere alla chirurgia Sono naturali E lei, non avevo dubbi Si vede che sei un fustacchione tutto naturale E lui, beh Dici davvero sono così bello come dici? E lei, beh, ma certo Mica ti prendo in giro Beh, insomma... Uno come me merita una ragazza bella come te. Ma certo, con delle labbra bellissime da baciare. Fai una battuta di abbordaggio, tesoro, perché ormai siamo... Uuuuh! Dopodiché butta, ti prova col primo bacio e tanti saluti. Sai, non sarò pieno di soldi, ma conto di farne molti, e lei... Ma non è questo che importa. Eccola lì, ragazzi. Uh, L'ho detto. È un tipo difficile. Secondo me questo primo bacio... Non andrà bene, io ve lo dico. Eccola lì. Guarda! <ride> <Ragazzi>. <ride> ok, ehm, è ufficiale, io ve lo dico, tra sti due non può andare, cioè non è cattiveria ragazzi, ma non va. Eh, avete visto che insomma la barra dell'amicizia un po' si è alzata, la barra del romanticismo si è alzata, però scusate, però fra sti due proprio eh, niente, per quanto lei si impegni, <ride> insomma io... Ehm mi rivolgo a Chanel Lodry, ma sei sicura di volere sto soggetto? Perché voglio dire, guardalo, è tremendo. Potresti provare a recuperare in extremis, tesoro, però la vedo proprio dura. Fai delle scuse eleganti, ma... Uh, la vedo complicata. Guardatelo! Ma sì, dai, posso perdonarti. Ammazza, grazie, veramente sei gentilissimo. Eh, cerchiamo un attimino, ragazzi, di provare un'altra volta ad adorarlo. Fare prima un... Due, tre interazioni così, no? Um, amichevoli, ecco, qua puoi, qua puoi complimentarti per l'abito perché effettivamente non sta... Raccontagli una storia incredibile, dopodiché ragazzi, lei è ancora fiduciosa, esprimiamo ammirazione e poi ci proviamo a ributtarci sul romantico, ragazzi, ma la vedo dura con questo qua, è eh? un tipo difficile cappero. Cavolo, sei imbalsamato come un robottino Sembri veramente un dinosauro Possibile che non puoi aprirti a nuovi orizzonti E poi è strano, guarda Uno più aperto di lui è soltanto Penny Pizzas, praticamente ehm, Guarda che bella giornata di sole Insomma, hai un bel fisico Ti tieni in allenamento Possibile che non vuoi guardarti intorno Beh, dici che dovrei? Ma sì, sei bello come una rosa Complimentati per l'aspetto, prova Insomma, sei veramente un tipo da pollice in su? Prova a stringerlo. Eh? Io con te prenderei sicuramente l'auto e partirei per un bel viaggio. È eh, così fa a stringere, ragazzi? Vedete quanto è strano sto tipo? Io giuro non lo capisco. Eh, non. Cioè, veramente ogni. Qua ogni passo può essere falso. Quindi prova a flirtare di nuovo. E ritentiamo con il primo bacio. Magari ora è di buon umore, ma io non lo so, ragazzi. Eh, non ci. Ok, ok. Forse sì, ma perché la tizia è schifata? Oh, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, è stato un primo bacio sudatissimo. Che fatica! Che fatica! Ragazzi, una fatica pazzesca. Guardate questa come li guarda. Ma che cacchio si guarda lei, scusi. Oh, quindi c'è stato un primo bacio, ragazzi. Però, ora, poi ditemi voi cosa ne pensate. Perché secondo me, quanta d'alchimia, ragazzi. Mm. Non mi convincono sti due, però, visto che um, è Chanel Odri, diciamo la, <ride> la proprietaria Ecco, di OP. Chiedo a lei cosa, co cosa ne pensi di questi due appuntamenti. Io direi che il primo è andato indubbiamente meglio, cioè, non abbiamo dovuto faticare per niente. Cioè, con Drago Animo Invisibile, eh, proprio andato tutto liscio come l'olio, erano proprio come dire due calamite. Ma con questo, ragazzi, voglio dire: parto trigemino è più semplice. Allora, sedetevi insieme. E con i nostri, che si sono appena scambiati questo bacio d'amore, poi, amore, ragazzi, non so. Direi che possiamo fermarci qua per questo episodio Vi comunico che gli episodi Cioè nel senso Gli appuntamenti sono giunti al termine L'ho fatti tutti ragazzi Quindi dai prossimi episodi Mi concentrerò esclusivamente su Joe Per cercare appunto di Ecco provate a amoreggiare Vediamo lui come la prende Per cercare appunto ragazzi Di terminare questa prima stagione Ho oh, saputo l'amicizia con Sergio Romep piuttosto in gamba No Filippo ti prego Qualcuno li avrà visti? Ha avvisato Filippo. Tesoro, sentiti un po' in colpa, comunque, eh? sentiti leggermente, ma leggermente in colpa. Quindi sì, ragazzi, mi concentrerò su Joe perché voglio comunque terminare questa prima stagione, voglio portare a termine tutte le direttive, raggiungere gli obiettivi ehm, e cercare appunto di aprire questo ristorante. Quindi sono veramente curiosa, ragazzi, non vedo l'ora di, di aprire questo, questo ristorante, ragazzi, sono, sono curiosissima. Ehm... E niente, quindi se l'episodio vi è piaciuto ragazzi vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo ragazzi che in descrizione trovate tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale nonché le playlist, ma soprattutto... I link ai canali di miei amici youtuber Che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 E gameplay con la Playstation 4 e PC Mi raccomando andate in tutti i loro canali ragazzi Iscrivetevi perché ne vale veramente Ma veramente la pena e attivate la campanellina Perché in questo modo ogni volta Che qualcuno di noi pubblicherà un video Nel proprio canale vi arriverà una notifica E non rischierete mai di perdere appunto I contenuti che pubblichiamo Detto questo ragazzi che dire Io eh, spero veramente che questo episodio Nonostante tutto vi sia piaciuto perché io mi sono Comunque divertita nel... <ride> nel vedere comunque anche le difficoltà ragazzi, perché in amore non va sempre tutto liscio, lo sappiamo, quindi è stato divertente. Io ragazzi vi auguro una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate di questo appuntamento e ditemi se preferite la coppia, ora al di là delle difficoltà, ma mh, chiedo proprio così a livello diciamo di immagine. Ecco, secondo voi è più bella la coppia Drago Anonimo Invisibile? e op quindi drago e op o sergio e op fatemi sapere cosa ne pensate cioè meglio philip e op o sergio e op ecco per capirci quindi ragazzi vi abbraccio forte vi rimando al prossimo episodio con la nostra Jo sul Sul Simmers e non